Ciao amici di Ortuning, siamo ancora qua in diretta da Monfalcone. Io vi trovo con un bel personaggio. Come ti chiami? Giacomo. Giacomo, dove sei? Di San Vito di Fagagna, faccio parte degli Sbanda Stunning Club. Infatti già il nome dice tutto, non c'è niente di normale. Perfetto, come vi trovano se qualcuno volesse far parte di questo club? Noi selezioniamo la gente, se è normale non la vogliamo. Allora vogliamo solo i tipi un po', diciamo, sbandati. Sbandati. Ok, allora questa è la tua macchina, ha un nome, visto che ha tutto, ha anche un nome. Josephine, come mai? Si può... Ho tre figli, ho sempre voluto la femmina e non mi è mai arrivata. Quindi, tre maschi e questa allora, Josephine. Ok, allora raccontaci un po' che cosa hai combinato con questa macchina. Allora, innanzitutto sono partito con provare a fare un impianto, diciamo, mediocre e sempre partendo dal piccolo, poi ho detto boh, mi ingrandisco, ho provato a fare le portiere e ho cominciato a fare le portiere davanti, poi da quelle davanti mi sono venute quelle dietro, poi mi è venuta la passione per l'SPL e ho cominciato a fare anche sì, le casse per SPL. Certo, vorrei stonare che hai fatto tutto da solo, vero? Mi dicevi. Come ti è nata questa passione, da quanto ce l'hai? Cioè, passione per la musica, per il tuning l'ho sempre avuta, è che prima ero sposato con una donna che non mi ha mai dato la possibilità di esprimerti. Poi sono separato, ho incontrato una ragazza che anche lei aveva questa passione, poi ho cominciato a fare le macchine per i figli e allora ho detto me la faccio anche per me. Sì, non mi interessa l'estetica, però l'ascolto SPL. E allora da lì ho cominciato un po' alla volta. È che purtroppo non sono fino nei lavori, perlomeno quelli che faccio per me, se faccio per gli altri sì. Infatti si vede le portiere, sono fatte bene, però gli mancherebbe ancora qualcosa per le finiture. Però praticamente non mi interessa, ecco. Sì, perfetto. Ti piace? Sì. Ci stai bene? Sì. Sei soddisfatto? Questo sì. E allora perfetto. Tu gareggi? Oggi non gareggio, ho fatto tante gare, ho a casa 300-400 coppe che ormai non mi interessa. Cioè, vengo qua per i miei compagni, per divertirmi, per stare con loro e basta. Perfetto. Cos'è per te il tuning? Cioè, ormai il tuning per me, da quello che vedo, è diventato qualcosa che la gente, uno che ha soldi, spende e vince. Cioè, non è più come una volta, fai da te, allora uno si faceva le piccole cose. Cioè, qua vedi gente che ha speso 20-30 mila euro nella macchina, viene qua e vince. Non guardano quello lì è fatto da solo, gli interni da solo, l'esterno da solo. Cioè, ormai è diventata una cosa, ti dico, io vengo qua solo per divertirmi con i miei compagni, per far casino con gli altri, perché cioè, non c'è competizione. Perché io sono un operaio, ho tre figli, Cioè non posso permettermi di andare a spendere 20-30 mila euro in una macchina. Allora mi faccio da solo, se le cose vengono bene, se vengono male pazienza, però io ho la soddisfazione che quando alzo il volume sento bene e basta. Infatti. La macchina mi vibra, basta, sono contento così. Cioè, so che non posso competere, però non mi interessa. Ma tu non hai da competere con nessuno, guarda, io penso che la tua passione sia molto più grande di quelli che hanno i soldoni e spendono. Invece... le batterie. Cioè, però come ascolto ti dico, non riesco a competere, arrivare a 150-160 decibel come gli altri.
però 148, 149 li faccio, però per poco non riesco, però io ho speso 2000 euro in tutta la macchina, anche l'interno, facendomelo da solo, e c'è gente che spende 3-4 mila euro solo dei sub, senza contare amplificatori. Comunque per me è una soddisfazione, però più che altro io vado in giro per divertirmi con i miei compagni, con gli altri che ormai, se chiedete degli sbandas di Giacomo, io penso che... Ecco, e allora la mia soddisfazione è quella. Certo. Sì, non c'è altro. Perfetto, allora io ti ringrazio, spero di trovarti un altro raduno, magari con tutti gli sbandas, questi qua. Cioè, ma io cerco di venire a tutti i raduni, se non altro per far casino. Infatti questo è lo spirito del tuning. Comunque, se vuoi inquadrare il dietro della macchina, per la spina ci stiamo lavorando. È che non mi sta la bomboletta. Ecco, così vediamo anche la parte dietro. Oddio! Wow! Ma funziona la spina? No, appunto adesso ci sto lavorando, però non trovo il posto per mettere la bombola. Perfetto, è geniale, questa cosa è geniale ragazzi. Vabbè. Un giorno ce la farò, arriverò qua, mi metterò a spinare birra dai sub. Sai quanta fila c'è qua e nessuno potrà paragonarti a nient'altro. Vabbè, allora grazie, noi amici ci vediamo tra pochissimo, grazie mille, ciao. Grazie a voi.